La pista che dal Salar di Uyuni si dirige verso sud fino a raggiungere San Pedro de Atacama in territorio cileno è punteggiata da vulcani che milioni di anni fa hanno eruttato enormi masse di lava. Gli agenti atmosferici hanno poi completato l'opera, modellando nell'arco dei millenni le rocce, così come oggi appaiono. La prima tappa è il deserto rosso della Pampa de Siloli, dove il vento ha modellato le rocce in forme bizzarre, che richiamano più i paesaggi del Tassili algerino che quelli sudamericani. Siamo a 5.000 metri. E la località è conosciuta come Sol de Mañana. Qui fumarole, soffioni, geyser, pozze di fango ribollenti ed un forte odore di zolfo creano un paesaggio primordiale ed infernale. È un vero spettacolo della natura.